Vi diamo un caloroso benvenuto da Azadlik Square, cuore di Baku e sede ovviamente del Gran Premio d'Azerbaigian. Velocità elevate, curve strette, poche vie di fuga. Molti si aspettano oggi una safety car, quindi i nostri piloti dovranno prestare particolare attenzione e ci auguriamo che si manterranno lontani dalle barriere. Il circuito cittadino di Baku è un tracciato da 6 km piuttosto imprevedibile. Si snoda per le strade della capitale dell'Azerbaigian. Ci sono 20 curve, inclusa la famigerata e strettissima curva 8. Luca Filippi è qui con me oggi per una gara diversa dal solito. Non credi, Luca, che si raggiungano velocità molto elevate per un circuito cittadino? Credi che si verificheranno situazioni inaspettate? Beh, finché i team riusciranno a evitare surriscaldamenti, non prevedo particolari problemi tecnici. D'altra parte, l'asfalto sarà un po' scivoloso, anche perché non è gommato. Ogni circuito cittadino comporta una sfida particolare, quindi immagino che vedremo qualche errore da parte dei piloti. La strategia migliore sarebbe aspettarsi la safety car, specialmente nei primi giri quando il gruppo è ancora compatto. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Rosso si posiziona in pole position e proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. Nel resto della griglia invece Bottas, Perez, Charles Leclerc e Ricciardo, Raikkonen, Magnussen, Weber e Lewis Hamilton, Hülkenberg, Grosjean, Antonio Giovinazzi e Kubica, Verstappen, Butler, Pierre Gasly e Lando Norris, Albon, infine George Russell in ultima posizione. È quasi il momento di accendere i motori. Sì. Okay. You're leading the pack. Keep on, Vettel is behind you. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. 5 laps till the end. We'll be right back.
police officials have enabled DRS. DRS is now available.
risk losing it. Un'altra straordinaria vittoria della Ferrari. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? I trionfatori di oggi, gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Rosso aumenta il suo vantaggio nel campionato. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Alexander Albon, assolutamente, senza pensarci nemmeno. Oggi ha tirato fuori la prestazione della vita, che non potrà che cementare ulteriormente la sua reputazione. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. È stato un ottimo gran...